mi le mani più strette sotto. Signorina, signorina, può venire dentro il taxi, devo farle vedere una cosa. Ma che? Abbi pazienza e devo scappare, perché se no non so come andrà a finire qui a me con questa tassista. Guarda! Massimo dice la mamma, ma lei qui, c'è la sua macchina qui sotto. Oh, adesso è completo, tra la vostra mamma e mio babbo. Perché non si fa una cosa? Perché non si chiama Giorgio, si sente se la mamma è davvero di là? Sì, chiamiamo Giorgio, vai. No, no, ci penso io, vai. Ti passo qui, andiamo. Strisciante, levati di qui. Non mi tocca, vai via. Com'è lei il numero di Asa, no? Dai, noi. Senti, digli se a casa tutto a posto, Vai, lo sentiamo. Ora chiedati se a casa va tutto bene. Mamma mia, che banda che questa casa! Dai! Allo? Pronto? Chi è che parla? Oh, ciao Filippo, come va? Bene, qui c'è un sole che ti stronca le pietre, guarda. Bene. Dimmi, tutto bene a casa? Tutto bene. Malissimo! C'è male. Bobby ha vomitato sul tappeto della camera da letto! C'è Bobby ha vomitato sul tappeto della camera da letto! Aspetta, oh Giorgio, è un persiano! Oh no, lei è un chihuahua! Aspetta un attimo, lei è un chihuahua! Il tappeto lei è un persiano, grullo! Il tappeto lei è un persiano! Ah, ho capito, lo deve aver scambiato per un gatto, eh! Oh, vedrai che tu vuoi! Senti, essere sincero, lei ha fatto anche la pipì sugli altri tappeti! Ah, oh, aspetta un attimo, E dappertutto! Ti appisciare anche su quegli altri tappeti, dappertutto! Ora siamo a posto! Pronto? Sì, Bobby c'ha questo vizio, vede un tappeto e ci fa la pipì sopra! Ma mi taglio una curiosità. Dimmi. Voi perché mettete i tappeti dappertutto? Perché noi siamo a pisciare il gabinetto, mi pazienza. Si fa messo i tappeti. Parlando di pisciare. Comunque senti Filippo, io ho appena fatto un clistere, Aspetta, rimani in linea. Ti ha fatto un clistere il canino. Oh, mi scazza dappertutto. Pronto. Me l'ha consigliato il dottore. Ah, aspetta. Perché? Sul consiglio del babbo. Vedi, mi sarei a dubbio. Ma non dimmi è questo perché? Il problema. Aspetta, Giorgino, fammi domandare una cosa. Il canino gli stava fermo, mentre mi gli faceva il clistere. Oh, mia, tanto. Senti, ma non è questo il problema, Il fatto è che prima qui si è presentata una certa signorina Margherita. Ah, una signorina Margherita. Filippo, pronto? Stai sentendo? Che succede? C'è questa Margherita, sta litigando con il dottore. La Margherita litiga con il dottore? E secondo me arrivano alle mani, questi ovvio. Due. Arrivano alle mani, Ascolta, se siete ancora in tempo, tornate, perché io non ne posso più. Non ne vuole più un pochino. Scusa che sono nel citofono. Non è lei. Mamma mia, banda. Che fanno? Sono nel citofono. Citofono. Buongiorno, e che cosa le serve? Senti, Melestrinte, sentimi bene. Come la macchia mago? Melestrinte, sentimi bene. E tira. E tira. Ma scusi signor tassista, ma che lei è parente di Fabrizio Corona, lei? Ascolta! E vengo su e a capretto la cameriera se non c'è 55 euro. Ma quale cameriera? Ma senti questo, ma che come? Ma Filippo! Pronto? Senti, ascolta, qui sotto c'è il tassista. Ma come avete fatto voi andare all'aeroporto se lui è qui? Come si è fatto se c'è il tassista di andare all'aeroporto? E siamo andati a piedi. A piedi? A piedi! Ma sono 15 chilometri! Filippo! Lo so, come da dire a me, sono sudato marcio. Come fa a 13? Ma senti, dice che praticamente deve riscuotere i suoi soldi. E se non li prende viene su e accapretta la cameriera. Guarda, ma io non faccio mica la cameriera, Ascolta, il tassista a capretta dice c'è, sicché sì, prende appunto una decisione, Filippo! Hai sentito? Margherita ha lanciato un piatto addosso al dottore. La il dottore è passato in contrattacco. Forse è meglio che vada di là. E il dottore è passato in contrattacco. Un piatto! Ascolta, vado di là perché questi distruggono tutta la casa. Ciao! Ma che fanno di là? Si pigliano a piattare. Io devo andare a